Ciao a tutti, io sono Eleonora Caruso, magari qualcuno di voi mi conosce perché ha letto i miei romanzi, chi invece non mi conosce perché non ha letto i miei romanzi dovrebbe. Scrivo anche fumetti, graphic novel in particolare, perché sono un'appassionatissima di fumetti e ogni tanto faccio dei corsi qui per la scuola Holden, quindi sono anche contenta di essere qui fisicamente per registrare questa masterclass, soprattutto perché il tema mi piace tantissimo. Quando mi hanno proposto di parlare di una mia ossessione, in realtà ho avuto un momento tipo di horror pleni, perché io sono piena di ossessioni e tendo a diventare veramente ossessiva sulle cose, però mi sono resa conto che le mie grandi ossessioni in realtà sono tutte storie. Non mi ossessiono con cose che non siano delle storie che in qualche modo, in qualche forma mi sono state raccontate. E insisto con forma perché proprio dal momento che la cosa più importante per me è che mi venga raccontata una storia, non mi importa se mi viene raccontata con un romanzo, con un videogioco, con un fumetto, con, non lo so, qualsiasi cosa, con un disco che racconta. E per me è proprio indifferente. Quello che veramente cerco è l'emozione, sono i luoghi in cui una storia mi può portare. E quindi mi venivano in mente tante storie di cui sono molto 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 appassionata, potremmo dire ossessionata, però poi mi sono resa conto che la cosa che davvero unisce tutte le mie ossessioni, le storie da cui sono ossessionata, in realtà sono i personaggi. Quello da cui sono veramente ossessionata sono i personaggi che rendono vive le storie. Io sono assolutamente convinta che il personaggio in realtà faccia la storia, non la trama, non lo stile, figuriamoci se la fa lo stile, ma è il personaggio. Un personaggio, per quanto mi riguarda, può salvare una trama mediocre, non il contrario, almeno per come io sento le storie che mi piacciono. E quindi quello che insomma vorrei provare a trasmettervi in questi circa 45 minuti è proprio il mio amore per i personaggi. Fatemi anche sapere se lo condividete o se pure voi siete tra quelli che pensano che invece il personaggio sia un po' funzionale, cioè che serva per dire delle cose, è un po' il contrario. Io coi personaggi divento feticista, posso dire feticista. Ho la grande fortuna appunto di amare i videogiochi, di amare gli anime, quindi cartoni giapponesi, manga, eccetera. E dico grande fortuna perché questo mi permette di poter attingere a un bacino infinito di merchandising. Questo vuol dire che io posso mettere la mia ossessione non solo a servizio delle case produttrici di merchandising che guadagnano molto grazie a me, ma soprattutto io posso avere in casa tanti piccoli simulacri dei personaggi che amo e che in qualche modo mi piace continuare ad avere attorno. Infatti non vi ho preparato slide e immagini perché vorrei che almeno provaste a prendermi sul serio, altrimenti vi avrei fatto vedere la foto di casa mia, che è praticamente una fumetteria implosa. Mio marito lo chiama il Museo Eleonora Caruso dell'oggetto transizionale. Questo per dire veramente il livello a cui siamo. Purtroppo con i libri questa cosa, ahimè, non succede. Succede ogni tanto con i libri fantasy, ma per altre ragioni di cui io non sono appassionata, strano, però non sono particolarmente appassionata di fantasy. E invece con i libri di narrativa classici, il gadget non te lo regalano mai con il libro, non so perché, io li apprezzerei molto, avrei un'intera vetrina di action figure di Edmond Dantès se potessi. Però niente, devo rinunciare a questa cosa. Infatti i libri, devo ammettere che raramente hanno dei personaggi che davvero, 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 davvero finisco per adorare. Quando dico adorare intendo che ci penso tutto il giorno, che voglio saperne di più, che devo conoscere fino all'ultimo dettaglio della creazione del personaggio. E credo che sia semplicemente perché dobbiamo ammettere che la forma di narrazione più idonea allo sviluppo di un personaggio è la serialità. Però io non intendo la serialità per forza televisiva, anche perché in questi anni si è parlato talmente tanto di quanto sono belle le serie TV che a un certo punto hanno fatto il giro al contrario e adesso ci sono più serie TV brutte che non belle per quanto mi riguarda, ma intendo proprio il prodotto molto lungo
e che possibilmente ti accompagni anche per anni. Infatti, i personaggi, i grandi personaggi di libri che io ho davvero amato moltissimo, che mi vengono in mente, sono Scarlett O'Hara di Via col Vento, Edmondo Dantès, appunto, del Conte di Montecristo, i Tre Moschettieri, e intendo tutti, cioè, nei Tre Moschettieri non c'è un personaggio che non sia memorabile, che non mi ammazzi da ridere a ripensarci, stupendi, e naturalmente L'Amica Geniale, dico naturalmente perché credo che sia il motivo per cui è diventato così famoso e ha avuto presa su tutti, perché è una grande storia che poteva diventare un pippone noiosissimo e invece ha dei personaggi così belli che avvicinano tutti, avvicina chi legge poco, avvicina chi legge tantissimo, e sono proprio la chiave. E è impossibile non notare in questo caso che ho citato soltanto o dei mattoni paurosi, quindi mattoni proprio belli, belli rossi, oppure delle saghe, delle forme seriali, perché anche I Tre Moschettieri, per esempio, come saprete benissimo, è stato pubblicato in puntate, così come Il Conte di Montecristo. Quindi si seguiva anche un principio di affezione. Tu dovevi far affezionare i lettori ai personaggi, perché così avrebbero continuato a comprare la rivista, il giornale, avrebbero continuato a seguire la storia. E questa cosa, la trama, non è detto che la faccia, perché dopo un po' una trama ti può anche dire sì, vabbè, ho capito dove vuoi andare a parare. Invece, se tu sei appassionato, ti sei affezionato tantissimo e vuoi vedere che fine fa sta gente, tu la segui in capo al mondo. Infatti, io devo dire che un pochino la soffro da lettrice, questa wave, chiamiamola così, di libri molto, passatemi il termine, scarni. Non lo intendo in modo negativo, ma che hanno uno stile molto asciutto, che si limita magari a descrizioni brevi. E in particolare c'è un po' quest'idea che ogni tanto sento, che io non descrivo i miei personaggi perché voglio che il lettore si faccia la sua idea, perché altrimenti io in qualche modo vado a bloccare il processo per cui il lettore si fa la sua idea del personaggio. Ecco, cioè, no, mi devi dire tutto sui personaggi. Io quando leggo un libro voglio sapere, voglio che quando chiudo il libro so anche quante sigarette fuma al giorno, so se si rifà a letto oppure uno che lo lascia di spatto tutto il giorno. Io voglio sapere tutto quanto mi può essere detto su un personaggio, sono fatta così. E tra l'altro da scrittrice devo dire che non è una cosa che limita in realtà, perché la verità è che il lettore, pure se tu gli ci ripeti 500 volte che il protagonista ha i capelli biondi, potrebbe comunque immaginarselo con i capelli neri, ma proprio senza nessuna difficoltà. Il punto non è quello, il punto è che se tu hai ben presente e riesci a descrivere il tuo personaggio, dandogli una fisicità, un modo in cui si muove nello spazio, dei gesti riconoscibili, tu l'hai reso più concreto, l'hai in qualche modo evocato come se fosse qualcosa di materiale, nonostante lui venga da un mondo immateriale. Infatti mi sono così segnata da leggervi due grandi momenti di introduzione di due grandi protagonisti, che sono dei momenti descrittivi, perché noi un po' abbiamo l'idea che descrizione del personaggio sia un po' come magari nei racconti per ragazzi, scena della protagonista che si guarda allo specchio e che dice avevo i capelli così, gli occhi così, quella è la descrizione del personaggio, chiariamoci su questa cosa. Invece vi leggo la descrizione del momento in cui entra in scena per la prima volta D'Artagnan nei Tre Moschettieri. Immaginate Don Chisciotte a 18 anni, ma un Don Chisciotte senza la corazza, senza la cotta e senza cosciali, vestito con una giubba di lana il cui colore blu si era trasformato in una tinta indefinibile tra il mosto divino e il celestino. Viso lungo e bruno, zigomi pronunciati, segno di astuzia, mascelle robuste, il segno infallibile di un guascone anche senza il tipico berretto. E però il nostro giovane ne portava uno, ornato da una specie di piuma. Occhio aperto e intelligente, naso aquilino ma di linea elegante, troppo alto per un adolescente e troppo basso per un adulto. Un occhio poco esperto avrebbe potuto scambiarlo per il figlio di un contadino in viaggio,
se non fosse per la lunga spada che, appesa a un cinturone di cuoio, sbatteva sui polpacci del suo proprietario quando era in piedi e sul pelo irto del suo cavallo quando era in sella. Perché il nostro giovanotto aveva un cavallo e questo era così degno di nota che, appunto, venne notato. Io sono già pronta ad andare in capo al mondo per sapere che cosa fa questo tizio che si presenta così e tutti lo guardano perché ha un cavallo, tra l'altro verrà descritto anche il suo cavallo bruttissimo di 13 anni coperto di croste. Io già lo adoro. Un'altra introduzione, un'altra prima comparsa di una grande protagonista, questa volta femminile, Scarlett O'Hara, vi leggo anche questa perché è eccezionale. Scarlett O'Hara non era particolarmente bella, ma gli uomini irretiti dal suo fascino in genere non se ne accorgevano. Nel suo volto coesistevano in maniera un po' troppo evidente i lineamenti delicati della madre, aristocratica della costa di origine francese, e quelli marcati del padre, rubizzo irlandese, ma era comunque un volto irresistibile, con il mento a punta e la mascella squadrata. Nonostante l'espressione studiatamente dimessa, gli occhi verdi erano turbolenti, volitivi, bramosi di vita, in contrasto con i modi educati. Il comportamento impeccabile era frutto delle dolci ammonizioni della madre e della severa disciplina impostale dalla bambinaia mami. Ma gli occhi erano i suoi. Queste sono storie che ti portano veramente attraverso 1000 pagine circa. Ma quando tutti i personaggi ti vengono presentati in questo modo così vivido, che forse oggi definiremmo cinematografico, ma secondo me è anche un po' fare un torto al romanzo definire certe immagini cinematografiche. Quando hai qualcosa di così concreto da cui partire, è tutta un'altra cosa perché ti sembra di imbarcarti insieme a questi protagonisti in questo viaggio che farete insieme. Io personalmente, proprio perché adoro i personaggi, posso soprassedere su un numero praticamente infinito, o quasi, di difetti di un'opera. L'importante è che i personaggi mi convincano, mi catturino. Per dire, preferisco di gran lunga che ci siano dei personaggi belli, ben fatti, in opere semplici, magari anche un po' ingenue per certi versi, che non dei personaggi un po' così buttati lì tanto per servire la trama, in opere che invece sono iperambiziose. Mi viene proprio in mente, seguendo i miei gusti cinematografici, il personaggio di Rocky Balboa. Io non so se avete mai visto Rocky, magari siete giovani, ma in quel caso andate a vedervi Rocky, fatevi questo favore, perché sennò la vostra vita non è completa. Rocky, la saga, è composta da 6 film, di cui solo 3 sono veramente, veramente belli. Un altro è bello per il suo tempo, mettiamola così, ma in modo un pochino comico. Gli altri sono abbastanza brutti, e dico abbastanza solo perché amo così tanto Rocky che per me guardare questi 6 film, pure quelli che sono una tortura cinese, comunque è un piacere perché io adoro rivedere Rocky, perché Rocky è un personaggio così completo, così sfaccettato, con una gestualità che cresce con lui, che tu impari tutti i suoi tic quando fa così, impari, lui ha questo tic della pallina. Lo conosci talmente bene che io sono disposta a guardarmi un film assurdo in cui combatte contro Mr. T. Va bene, lo posso fare. Mentre invece io ho smesso di andare a vedere i film di Christopher Nolan, perché non ne posso più dei suoi personaggi frigidissimi, scusatemi, so che è molto amato, ma c'ha dei personaggi di un frigido di cui non me ne frega niente, perché non è la cosa sua, lui non interessa, non è che lo deve fare per far contento me, lui ragiona su tutt'altro quando fa un film, ma per me, vi giuro, sono una noia incredibile, perché io inizio quei film e a metà film non mi importa se questa gente morirà oppure vivrà. E per me questo è il peccato capitale, io non ho tempo da dedicare a una storia per cui non ho nessun interesse per quello che sarà la sorte dei personaggi. Anche perché quando un personaggio è fatto molto bene, in qualche modo rende più facile la vita dell'autore. Poi vi spiegherò anche un po' come questo, almeno per me, è vero come scrittrice, ma in generale, pensateci, quando un personaggio è costruito davvero bene, poi
per farlo evolvere o per dar vita a delle scene memorabili. Basta un gesto solo, basta una parola sola, perché questo personaggio è cresciuto talmente tanto, tu lo conosci così bene, che una sua parola al momento giusto ti fa emozionare. E magari è una parola o un gesto minimo, in questo a me vengono ovviamente molto in mente i manga, perché oltre a essere, boh, credo la parte più grande della mia formazione, almeno fino a tutta l'adolescenza, i giapponesi sono molto bravi con i dettagli, hanno il gusto del dettaglio, il gusto della piccola cosa che cambia, no? E quindi potrei farvi un sacco di esempi. Uno che mi viene in mente particolarmente è il manga di Slam Dunk, anche questo mi raccomando se non l'avete letto correte, sono ben 31 volumi, la serie è stata pubblicata per 5 anni in Giappone. È un manga di basket, è la storia di questa squadra di basket. A me non frega assolutamente nulla del basket, cioè proprio non esiste uno sport di cui mi interessi, se non gli sport da cui traggono dei manga di cui all'improvviso divento una mega fan, perché sono così investita nella vita dei personaggi che fanno parte di queste squadre che diventa la mia grandissima passione. In Slam Dunk c'è un momento celeberrimo, in cui praticamente alla fine, no, non vi sto facendo spoiler, è una cosa piccolina, in cui durante, insomma, l'ultima partita che viene raccontata, due personaggi, Rukawa e Hanamichi, che non si sono mai sopportati per 31 volumi, si danno il 5, perché sono così presi dalla partita e da una bella azione che finalmente si danno il 5. Se voi cercate su internet Rukawa Hanamichi tatuaggio, vedrete che tipo la metà della popolazione maschile del mondo ha un tatuaggio di quella scena di Slam Dunk molto molto grosso, perché se la vogliono portare dietro. E quindi questo mi fa proprio pensare al fatto che i personaggi parlano a chiunque, raggiungono chiunque, sono dei caleidoscopi in qualche modo, perché un personaggio riflette su se stesso. E questo ci fa anche riflettere su noi stessi, ci mette in gioco ad un livello che è sia intellettuale che emotivo. Perché nel momento in cui ami molto un personaggio, è quasi inevitabile chiederti: ma perché amo così tanto questo personaggio qui? Oppure quando proprio non ne sopporti uno, quante volte capita che state guardando una serie, state leggendo un libro e pensate: mamma mia, questo non lo sopporto. Io per esempio quando leggevo Game of Thrones, la saga, saltavo i capitoli di Jon Snow. Io non sopporto Jon Snow, scusate, Nolan e Jon Snow, mi rendo conto che mi sono fregata totalmente, ma io non tollero il personaggio di Jon Snow, infatti saltavo in toto i suoi capitoli. E addirittura nel telefilm a un certo punto iniziavo a mandare avanti veloce e leggevo su Wikipedia cosa stava succedendo nella sua storyline, perché lo odiavo. Però questo ogni tanto mi spingeva anche a chiedermi: ma perché odio così tanto Jon Snow? Non capisco. Quindi in realtà la storia del personaggio, la presenza del personaggio mi stava anche dicendo qualcosa di me stessa. E questo secondo me è interessantissimo e soprattutto dà alla storia una forza, che è quella di trascinarti con sé per tutto il tempo che vuole. Perché se a te importa di queste persone, le segui in capo al mondo. La cosa più tipica che capita a una serie TV è che la prima stagione è bellissima, le altre sono orrende, ma continui a guardarle perché sei troppo affezionato ai personaggi ormai. Non c'è verso, vuoi vedere come finisce, ma non vuoi vederlo per la trama, perché di solito la trama diventa una ciofeca all'altezza della seconda stagione. Lo vuoi vedere perché vuoi vedere quale sarà la sorte di queste persone, no? Mi vengono in mente dei titoli, ma non li faccio perché ho già fatto due strike, quindi evito. In questo periodo soprattutto si parla tanto di autofiction, che poi è semplicemente quella che una volta chiamavamo l'autobiografia, adesso gli abbiamo dato un nome un po' diverso per categorizzarla, perché si pensa, ma questa non è una cosa nuova, i miei genitori per esempio sono così, che se una storia è vera, allora sia una storia più reale. Questa cosa per me non è assolutamente vera, perché per come la sento io, quando un autore dice io, sta automaticamente dicendo non voi. Ed è vero che ti si avvicina, che puoi provare dell'empatia, magari hai vissuto situazioni simili, magari ti piace che una persona si apra così tanto con te. Ma quello che io sento di raggiungere al massimo è un rapporto di comprensione, di amicizia. Però comunque l'autore rimane l'autore. L'autore non sarò mai completamente io.
Mentre invece con i personaggi io riesco a sentire che questa barriera viene distrutta, cioè il personaggio sta completamente annullando le distanze che ci sono tra di voi, sta prendendo delle parti di te e le sta trasformando in qualche modo. Tu diventi l'io narrante in quel caso, perché diventi tutt'uno con il personaggio. E quando un personaggio è davvero complesso, questa cosa può assumere un'infinità di livelli narrativi. Per esempio, vi voglio parlare un attimo, giuro che non mi dilungherò perché questa è una cosa di cui davvero potrei parlare per ore, non per niente ho un podcast sul tema in cui ne parlo per ore, cioè di uno dei miei personaggi preferiti, che però spiegano un pochino, almeno spero, che cosa intendo per un personaggio ti può portare a livelli molto più profondi di quello che pensi. Il personaggio che amo particolarmente è Shinji Ikari, il protagonista dell'anime Neon Genesis Evangelion. Inutile che vi dica di andare a guardarlo perché dovete darlo per scontato. Non è importante in questo momento farvi il riassunto della trama perché sarebbe veramente complicato. Comunque è un anime di robot, cioè un anime di combattimenti con i robottoni. Non si sa bene come a un certo punto diventerà a porte chiuse di Sartre, cioè c'è questo passaggio, eppure la storia comincia con Shinji, che è un ragazzino di 14 anni, che viene definito quando compare la prima volta tipo troppo depresso per vivere, ma troppo vigliacco per morire, quindi proprio beh, bello, insomma, un compagnone. Viene richiamato dal padre con cui non ha una relazione che non si fa sentire da 3 anni, che l'ha di fatto abbandonato, in questa città dove lui lavora. E lì scopre che il padre l'ha chiamato soltanto per usarlo come carne da macello, per fargli guidare questo robottone. Lui giustamente si rifiuta perché dice: ma come? Mi hai sempre considerato un essere inutile, adesso mi mandi a fare questa cosa. Alla fine lui lo fa perché si trova praticamente ricattato e non ha davvero la forza d'animo di allontanarsi, perché il suo vero desiderio è di avere finalmente un rapporto col padre. E quindi noi lo seguiamo lungo tutta la sua evoluzione, lungo tutta la trama, che poi prevede molti personaggi con cui lui intesse delle relazioni che in qualche modo lo cambiano. Lui addirittura arriva a un certo punto in cui questo ruolo di pilota di questo robot, l'Evangelion, riesce non solo ad accettarla, ma diventa parte della sua identità. Uno dei momenti più belli della serie è quando lui dice proprio al padre: adesso salgo io a bordo perché sono io il pilota dell'unità 01. E a questo punto uno potrebbe anche pensare: wow, siamo arrivati alla fine della serie con una nota positiva. Non è vero, perché poi succederanno delle cose terribili che lo renderanno ancora più distrutto di quando non siamo partiti. E questo è rilevante in realtà perché non soltanto la trama di Shinji, quello che Shinji vive, dice qualcosa di lui come personaggio, ma dice qualcosa di noi a seconda di come reagiamo al personaggio di Shinji. Questo è importantissimo perché Shinji è stato per tanti anni un personaggio detestato da tutti, soprattutto dalla generazione tipo degli anni 80, che era cresciuto con un altro tipo di cartoni, mentre invece è diventato molto amato dalle generazioni più giovani, che probabilmente hanno un'altra sensibilità su queste cose. E dice anche tanto dello stato mentale in cui era l'autore quando ha cominciato l'anime, perché l'ha iniziato per uscire da una fase depressiva, ha cercato di mettere in piedi qualcosa di duro, realistico, ma che diventasse comunque sempre più, insomma, dipanato verso un'idea di speranza, di imparare qualcosa, ma siccome poi a un certo punto era più depresso di quando è iniziato, anche il percorso, la parabola di Shinji è andata veramente a crollare verso il basso. E quindi qui siamo già a 3 livelli, cioè un personaggio bellino con i suoi occhioni e di cui io ho un sacco di action figure a casa, mi ha già detto queste cose. Ma non solo, Evangelion è famoso perché praticamente gli ultimi 2 episodi, siccome avevano finito i soldi per varie vicissitudini, non sono stati animati. Sono praticamente tutti mostrati con gli storyboard, cioè i personaggi vengono soltanto schizzati sui fogli, a volte colorati, ma a volte non muovono neanche la bocca. A un certo punto addirittura proprio si vede lo storyboard. Quindi si vedono i dettagli, le note di storyboarding. Eppure noi conosciamo così bene quei personaggi che
la loro stilizzazione ci basta e ci avanza. Non ci serve, noi riusciamo a seguire quello che sta succedendo senza aver bisogno di vederli muovere, senza aver bisogno di vederli animare, perché conosciamo così bene i loro gesti, il modo in cui vivono, il modo in cui si esprimono, quello che pensano, che dei segni a matita sono sufficienti. E in questo momento questi personaggi si dicono delle cose come, bellissimo dialogo così, che dice, in cui Shinji dice, nessuno mi capisce, e gli viene risposto, dov'è? E gli viene risposto, ma sei stupido, questo è perfettamente logico, nessuno ti può capire, l'unico a poterti compatire e comprendere sei tu, per questo abbi cura di te stesso. Cioè, è una cosa bellissima, perché non capisci se è un insulto o se invece è un incoraggiamento, ma soprattutto questa cosa qua, se io l'avessi scritta in prima persona, che sto parlando con me stesso, sarebbe veramente il pistolotto dell'autore che ti sta facendo i suoi rimugini su come dovresti vivere. Invece questa cosa è perfettamente integrata nella narrazione. Un'ulteriore riflessione che posso fare sul personaggio di Shinji, su quello che io considero essere i personaggi ben riusciti, è questa. Evangelion inaspettatamente a un certo punto diventa un anime celeberrimo. Si stima che abbia guadagnato così tanto che ha alzato il PIL giapponese nei primi 2 anni di vita della serie. Quindi stiamo parlando di un fenomeno commerciale gigantesco, quasi inspiegabile. Infatti l'autore stesso dice: non capisco perché la gente ami i personaggi di Evangelion, perché sono tutti dei disadattati. Ovviamente lo sta dicendo anche a se stesso, perché questi personaggi sono uno specchio suo. Esce un film che va a riconcludere la serie, e questo film, proprio perché ha un mondo e soprattutto ha dei personaggi così ben consolidati e così amati, può permettersi di essere totalmente metatestuale pur portando avanti la trama. In particolare c'è un momento del film in cui l'animazione sparisce, quindi il mezzo in cui vengono raccontati i personaggi spariscono. Si trasforma tutto in una sorta di film, perché noi vediamo all'improvviso immagini reali. Vediamo le strade di Tokyo, vediamo persone che passeggiano a Tokyo, vediamo, e questa è proprio la cosa più meta di tutte, una scena ambientata in un cinema. Si vede il pubblico, e il pubblico era il pubblico reale che stava guardando il film precedente di Evangelion, che era un riassunto della serie. Quindi il pubblico si trova nel film e si trova a vedersi, una cosa già di per sé abbastanza assurda. E in questa realtà alternativa di Evangelion, che in realtà è la nostra realtà, si parla dei sogni, ma quando si parla di sogni si intende le storie. Si intendono i personaggi. C'è un dialogo che secondo me è un po' in breve il senso stesso della creazione artistica. In questo dialogo Shinji è Shinji come personaggio, perché tutto quello che succede c'entra sempre comunque con la trama di quello che a lui sta succedendo, ma è anche un dialogo che potrei avere, probabilmente ho avuto tranquillamente io come scrittrice, con la mia psicoterapeuta quando cerca di convincermi che io non sono i miei libri. Idea di cui comunque non mi convincerò mai. Il dialogo è questo. Non riesco a comprendere bene la realtà. In altre parole, non riesci a distinguere la realtà degli altri individui dalla tua? Non so nemmeno dove si trovi la felicità. Ovvero, l'unico luogo in cui trovi la felicità sono i sogni. Allora questa non è la realtà. È un mondo in cui non esiste nessuno. Esatto, è solo un sogno. Perciò neanche io mi trovo davvero qui. Sì? Perché hai modellato un mondo ricostruendo la realtà secondo le tue preferenze. Ed è sbagliato? Hai voluto ingannare la realtà con la tua fantasia. E non posso entrare in un sogno tutto mio adesso. Non sarebbe un sogno, ma solo un'alternativa alla realtà. Quindi dov'è il mio sogno? Il tuo sogno è alla fine della realtà. E la mia realtà dove è finita? Si trova alla fine del sogno. Ora questa cosa qui... Sono 2 personaggi popolarissimi, di cui non solo vendono le figure, vendono le magliette e le tazze, vendono addirittura un deumidificatore, vi faccio riflettere su questo, che però riescono ad avere un dialogo di questo tipo. E noi
siamo completamente, quando guardiamo il film, presi da questa cosa, da queste cose che si stanno dicendo i personaggi. Ma immaginatevi se io avessi scritto una pagina di rimugini miei a questo tema, sarebbe proprio la cosa del io autore in crisi vi dico qual è la mia crisi, cosa faccio? Non so vivere nella realtà perché preferisco vivere nella mia fantasia. Tranquillamente lo avrei fatto, però non sarebbe stato altrettanto interessante come vederlo fare dai personaggi. Perché effettivamente, adesso, cioè pensateci, allora, un bel personaggio è il sogno di qualcuno che entra nella nostra realtà e quindi crea un'altra realtà in cui quel personaggio esiste. E la cosa ancora più pazzesca è che comunque ognuno, nel vedere quel personaggio, lo vede identico agli altri, ma anche un po' diverso, perché quando noi parliamo di personaggi, ne parliamo in modo diverso, nessuno percepisce lo stesso personaggio nello stesso modo. E questa per me è la roba più figa del mondo, cioè è incredibile, hai materializzato un essere umano che non esiste in modo che tutti lo possano vedere e tutti ci si possano riconoscere. E infatti c'è questo ultimo dialogo che Shinji ha con, non a caso, i due personaggi più famosi in quel momento di Evangelion, i più amati in assoluto. Lui chiede: voi che indugiate nel mio animo, ditemi cosa siete. Siamo la speranza, l'attesa che gli uomini imparino a capirsi un giorno. Siamo le parole ti voglio bene. Allora in fondo siete una sorta di miraggio, solamente una mia illusione, quasi una preghiera. E questa cosa per me sono esattamente i personaggi, io è come sento i miei personaggi. Un'illusione ma anche una sorta di preghiera. Siamo le parole ti voglio bene, per me è proprio il sunto di come io vivo i personaggi, perché i personaggi di qualcun altro sono arrivati a me in momenti in cui io ne avevo bisogno, in cui mi sentivo sola, in cui non sapevo in chi identificarmi. E quindi io ho ricevuto queste parole, ti voglio bene, come un messaggio in bottiglia. E adesso, nel momento in cui io creo i miei di personaggi, mi sento di fare un po' la stessa cosa, di mettere questo messaggio in bottiglia, questo ti voglio bene in bottiglia, sperando che qualcuno lo voglia cogliere e magari ne sia contento e ne sia arricchito come lo sono stata io dei personaggi che ho amato. Ora vado verso la chiusura perché altrimenti veramente potrei parlare tanto, ma parlerò ancora tanto, non vi preoccupate. Però inizio a dirvi che se avete delle domande, alla fine di questo mio sproloquio ve le leggo e rispondo con grandissimo piacere. Adesso vorrei proprio chiudere però parlandovi un po' di come io vivo i personaggi nel momento in cui sono io a scriverli. E questo è fondamentale perché in realtà le mie storie sono storie di personaggi. Io dico sempre che la trama per me è un effetto collaterale dei personaggi. I personaggi sono sempre la cosa che nasce per prima, nascono dalle relazioni in particolare tra di loro, la trama diventa un modo in cui io posso metterli in scena, questi personaggi. Mi sono permessa di segnarmi questa citazione di Virginia Woolf dai diari di una scrittrice, non sto cercando di fare un paragone, non oserei mai, però è molto interessante perché è molto vicina a una cosa che io sento. Lei dice, stava parlando della signora Dalloway, avrei molto da dire a proposito delle ore, che era il titolo provvisorio, e della mia scoperta, come io scavi bellissime caverne dietro i miei personaggi. Questo mi sembra che dia proprio ciò che voglio, umanità, profondità, umorismo. L'idea è che le caverne siano comunicanti e ognuna venga alla luce nel momento giusto. È bellissimo, lo sento assolutamente, proprio la questione della caverna io la sento moltissima e vi devo dire che per me scrivere il personaggio è il vero piacere della scrittura. Non credo nel personaggio funzionale alla trama, credo nella trama funzionale al personaggio. E una cosa che mi chiedono moltissimo è questo gioco che io faccio nei miei romanzi. Non so perché a me sembra perfettamente normale, ma le persone ne sono incuriosite spesso, anche nelle interviste, durante le presentazioni. Dovete sapere che i miei ultimi tre romanzi hanno dei personaggi che ritornano. Sono tutti dei romanzi autoconclusivi, raccontano delle storie che possono tranquillamente essere lette di per sé. Però ci sono dei personaggi che magari nel libro precedente erano personaggi secondari e che sono i protagonisti del libro successivo, o personaggi che sono imparentati che ritornano. Non sono la prima a fare questa cosa, però a quanto pare ancora un po' stupisce. E mi chiedono come mai.
Ma io non è che ci penso prima, non è che mi dico faccio questo personaggio perché poi me lo voglio riprendere, è semplicemente che nel momento in cui creo un personaggio e comincio a scavare la sua caverna, quel personaggio per me diventa appunto un'ossessione. Lo ragiono così tanto, io ascolto la musica che ascolta lui, mi muovo come si muove lui, cerco continuamente nelle vetrine dei negozi di capire come si vestirebbe. Per me diventa talmente un'ossessione la creazione del personaggio che poi se in una storia successiva ho bisogno di un personaggio simile, per me non esiste di crearne un altro che è un po' uguale, no? Ormai io lui lo riprendo perché è lui, perché ormai esiste. E perché per me è importante e non lo voglio lasciare andare. Io non voglio lasciare andare i miei personaggi al punto che quando ho consegnato il mio ultimo romanzo, ma la faccio sempre questa mattata, però con l'ultimo in particolare, l'ho mandato alla mia agente, l'ho mandato alla mia editor, poi mi sono seduta e ho continuato a scrivere. Ho continuato a scrivere tantissimo, ho scritto un sacco di racconti, e quindi mia mamma avrà scritto tipo 120 pagine, 150 pagine extra. E siccome erano per me, non erano per nessuno in particolare, le ho mandate a qualche amico. E a un certo punto, questo Natale, ho fatto una cosa pazza, cioè chi voleva regalare un mio libro per Natale gli mandavo i racconti. Un sacco di gente che aveva già letto il libro, l'ha ricomprato per leggere questi racconti sui miei personaggi, quindi devo dire che ne sono stata veramente, contenta. Mi fa molto piacere in realtà, per quanto magari possa essere un po' bizzarro visto da fuori, che proprio il feticismo che io ho per i personaggi altrui e che di conseguenza un po' per i miei, in qualche modo sembri trasmettersi poi ad alcuni dei miei lettori. Io per esempio, non lo so, mi sembra sempre strano perché appunto sono qui alla scuola Holden, scrivo, vi giuro, nella collana letteraria di Mondadori, quindi proprio una scappata di casa non sono, però i miei lettori spesso mi mandano cose come disegni, ricevo tantissimi disegni nei miei personaggi, fanfiction. Di recente ho ricevuto dei portachiavi, bellissimi. Mi hanno fatto dei portachiavi in cui i tre protagonisti del mio ultimo romanzo sono disegnati stile anime, adorabili, con tutti i dettagli presi bene dal libro, e mi hanno mandato i portachiavi. Non li tengo perché ho paura di perderli, ma sono stupendi. C'erano anche gli adesivi. E forse la cosa più clamorosa in assoluto, una ragazza mi ha fatto una playlist di canzoni di Taylor Swift che le ricordano i miei personaggi. Ma attenzione, non è una playlist e basta. Mi ha fatto una playlist per personaggio, con il documento, con le quotes, perché che mi spieghino per quale motivo. E quindi io in questo momento ho tipo sei playlist di canzoni di Taylor Swift, che non so se ascolterò mai, ma il pensiero è stato bellissimo e mi ha proprio fatto pensare che bello che sono riuscita in qualche modo a trasmettere questa malattia terrificante che io ho, ho per i personaggi degli altri, con i miei, verso qualcuno, ed è un grandissimo piacere per me perché quella che credo sia la vera forza narrativa proprio del personaggio è quella di rompere la divisione tra il valore formale di un'opera e il suo valore emotivo. E questo per me è importantissimo perché io sono passata attraverso alla breccia tra la rottura del valore formale e del valore emotivo, perché nessuno a casa mia leggeva. Sono stata la prima persona a leggere a casa mia, intendo proprio tutta la mia numerosissima famiglia, zii e cugini compresi. E l'ho fatto perché mi appassionavo talmente alle storie che poi ci sono arrivate. Quindi per me quella breccia che se vogliamo possiamo anche definire pop, perché è considerata un po' popolare la narrazione che in qualche modo arriva per canali anche emotivi, per me è stata fondamentale. E quindi ho pensato così di chiudere questo momento, ma ovviamente adesso se ci sono delle domande le leggerò. Però smetto di parlare di me, facendovi un po' un esempio di quello che io sento come il mio vero traguardo, il traguardo più bello della mia carriera di scrittrice, che sta in una sorta di schizofrenia culturale di come vengono recepiti i miei libri. Questa è una recensione, un estratto da una recensione sul Corriere, scritta da Demetrio Paolin, del mio ultimo romanzo. A un certo punto dice: l'incontro e scontro tra le due personalità dei protagonisti farà sì che la riflessione sulla generazione degli anni 90 non abbia in sé nulla di malinconico o nostalgico, ma diventi una presa di coscienza della propria sconfitta e dell'incomunicabilità.
Io quando ho letto questa recensione ho anche ricevuto un messaggio di una lettrice che diceva la stessa cosa ma con un altro linguaggio. Cito testuali parole: Eleonora, se sti due non scopano mi ammazzo. Questo direi che è ufficialmente il motivo perché io sono una persona felice, perché secondo me si diceva voglio il pane e anche le rose, io voglio la recensione sul Corriere e voglio i lettori pazzi che mi scrivono questo genere di cose. Direi che non verrò mai più invitata alla scuola Holden per una masterclass, per un corso, c'è gente dietro che si sta uccidendo dal ridere, ma se ci sono domande, prego, sono qui per ascoltarle, o meglio per leggerle. Vediamo, allora un sacco di fan di Evangelion, vedo, bravissimi. Sì, sei personaggio in cerca d'autore, esatto. In Evangelion c'è tutta una parte in cui si riflette anche proprio su come la forma delle persone e quindi dei personaggi cambia a secondo di chi la sta osservando, quindi è totalmente pirandelliano e si fa anche, cioè, c'è in più il fatto che ti puoi comprare le figurine, cioè Pirandello, non ti compri le figurine di Pirandello, anche se sarebbe una buona idea. Dal punto di vista pratico, nella creazione dei personaggi fai uno schema di ciascun personaggio con tutte le caratteristiche, il carattere e poi crei la storia o come? Grazie. Allora, è interessante questa domanda perché in realtà la risposta è un po' e un po'. Allora, io non credo alla scheda del personaggio, quindi partire e dirsi nome, cognome, età, cosa gli piace, cosa non gli piace, diventa un po' macchinoso e soprattutto se hai giocato a giochi di ruolo, diventa un po' troppo giochi di ruolo, sembra la scheda di quando ti fai i dadi a D&D per capire i valori del personaggio. Quindi per me non è esattamente così. Però sicuramente mi aiuta a mettere dei punti che siano fondamentali, che siano poi i punti fermi, che sono il nocciolo. E questi punti di solito sono il conflitto, la grande cosa che vi ripetono, il personaggio deve avere il conflitto, sì, ci deve essere un conflitto di qualche tipo, di qualsiasi tipo, e faccio questo lavoro di spacchettarmi io e decidere esattamente che cosa mettere, quale semino mettere di me nel personaggio. È sempre così, perché parto da un piccolo semino e poi costruisco tutt'altro, in modo che io non sono più perfettamente riconoscibile nel personaggio. E quindi faccio tanta attenzione a come far lavorare tra di loro queste due cose, questa parte di me che io sto utilizzando, che sto mettendo a regime di lavoro, e quello che credo sia il conflitto e la cosa che io voglio dire, voglio raccontare con questo personaggio. E mentre penso a questo vengono anche tutte le caratteristiche fisiche, come si muove. Per me è importantissimo decidere da che famiglia viene un personaggio, perché credo che le persone vengano dalle famiglie, punto. Cioè è la cosa che ci forma di più in assoluto. Quindi se io ti chiedo com'è il tuo protagonista, me ne parli, e tu me ne parli e non mi dici chi sono i suoi genitori, per me vuol dire che il personaggio non sta funzionando bene. E una volta che ho almeno due o tre personaggi e so in che modo si legheranno nella storia, allora lì posso partire a costruire la trama e a essere anche un pochino più pratica, quindi fare le mie solite scalette e andare a lavorare nel modo più tradizionale, diciamo. Come si può creare un equilibrio tra personaggio e storia? Ti succede di vedere i tuoi personaggi come Fellini in 8 e mezzo? Beh, oggi io non vedo mio marito perché vedo i miei personaggi. Spero che mio marito non guardi mai questa live, questa registrazione. Io ho un po' il problema opposto, sì, che diciamo che tendono a mettere una distanza tra me e le persone reali. Non direi per fortuna che li vedo veramente, perché sennò siamo nel campo dell'allucinazione. Però sicuramente per me assumono una consistenza reale, questo sì, diventano proprio reali. Però per quanto riguarda la storia, ecco, questo almeno io la sento come una cosa che forse può essere interessante del modo in cui lavoro. Io, per quanto sia trascinata e creda fortemente nei miei personaggi, nel loro valore all'interno della storia, non sono una di quelle che pensa che il personaggio vive da sé. No, il personaggio non vive da sé, attenzione, il personaggio l'hai fatto tu. E quindi se io so e sono sicura di qual è la direzione che la storia deve prendere, di dove voglio arrivare, il personaggio si adegua. Ma la cosa positiva è che se il personaggio è pensato bene, il suo adeguarsi è semplice in realtà. Una cosa che per me risulta molto facile, per esempio, è il fatto che non mi sono mai bloccata. Io scrivo da quando avevo 14 anni, mi sono bloccata per un sacco di motivi ovviamente, ma mai perché non sapevo come continuare una storia.
Perché? Perché partendo sempre dal personaggio e conoscendoli bene, nel momento in cui io sposto un micro elemento all'interno della storia o un macro elemento, tutto si riorganizza all'istante per me. Io non ho mai bisogno di pensare troppo a come cambiare una storia per far tornare qualcosa. Poi magari devo riscriverla completamente, quello è un altro discorso. Però in questo senso i personaggi mi vengono in aiuto, quindi secondo me entrambe le cose si devono mettere a servizio. E devi fermarti prima di innamorarti così tanto del tuo personaggio da diventare autoindulgente. Cioè, comunque, se devono succedere delle cose, devono succedere. Non puoi fermarti e diventare anche un po' protettivo, un po' lezioso nei confronti del personaggio. Trovi che gli schemi e le strutture narrative debbano essere modificati per adattarsi alle storie o le storie modificate per adattarsi a loro? Beh, assolutamente, mi sembra quasi una risposta che tende a farmi dire quello che penso, cioè la prima. Per me le strutture esistono per essere distrutturate nel momento in cui ti serve farlo. Questo per me è una cosa molto naturale e credo che sia anche la cosa più divertente. Se voi leggete i miei tre libri, cosa che spero tantissimo dopo che avrete scoperto quanto sono simpatica, vedrete che non sono tutti scritti nello stesso modo, che è un suicidio commerciale, però una cosa che a me diverte un sacco, perché la forma e la struttura per me devono rispecchiare anche loro il personaggio. E quindi, per esempio, una cosa molto banale, però ho scritto un libro in cui il protagonista parla pochissimo e non riesce più a comunicare con gli altri, e quindi anche nei dialoghi le sue battute sono le uniche che non hanno le caporali. Cioè gli altri parlano con le caporali, lui no. È che come se non avesse un suono la sua voce, no? E l'ho fatto solo in quel libro lì, perché negli altri non si prestava, in questo invece sì. E quindi, no, per me rompete, cioè le regole vanno conosciute proprio per romperle quando è necessario. C'è un personaggio di qualche film, libro, horror, thriller che ti è piaciuto? Oh mamma mia, horror, thriller, sicuramente non te ne so citare uno in particolare, ma mi piacciono sempre molto, scusate la banalità, i personaggi di Stephen King, perché sono sempre molto fisici, molto... è proprio l'esempio di ognuno si fa una sua immagine, ma lui li descrive in modo talmente fisico, talmente presente nello spazio che tu li senti. E poi a me piace molto anche Natsuo Kirino, un'autrice di thriller giapponesi, in particolare adoro Grotesque, e i suoi personaggi mi piacciono sempre tanto, soprattutto i suoi personaggi femminili, e devo dire che non mi capita spesso con la letteratura giapponese. Ci sono storie che non possono essere raccontate dato che non stanno bene in uno schema, struttura precostruita? No. Le storie possono essere raccontate tutte, se le puoi pensare le puoi scrivere. Fine. Come si costruisce l'empatia per il protagonista? Il problema è doverla costruire. Tu devi avere un protagonista per cui hai naturalmente empatia, secondo me. È il motivo per cui devi anche un po' fare una sorta di salto della fede in certi momenti, no? Mentre scrivi, devi andare verso quello che tu senti, in qualche modo urgente, anche a costo di pensare, oh ma magari sta cosa è banale, oh ma magari sta cosa l'hanno già fatto in altre 500 persone, forse lo faccio un po' diverso perché si adatta un po' di più ai personaggi che piacciono adesso. Se tu parti così, già ti stai privando di grande parte dell'empatia che dovresti avere verso, a maggior ragione, il tuo protagonista. Il tuo protagonista, quando scrivi, sei tu, che sia in prima persona, che non sia in prima persona, che sia una persona completamente diversa da te, come spesso è, come quasi sempre è nel caso appunto dei personaggi, comunque sei tu, e quindi non è soltanto creare empatia, ma devi sentirlo completamente. Lui non sente niente da solo, sente soltanto quello che senti tu. Ok, forse ci siamo? Se c'è qualcos'altro al volo, altrimenti vi posso liberare da questa mia ansia chiacchiericcia. Ah no. Costruendo un personaggio ci si può rifare ad altri personaggi celebri? Ma certo, non vedo difficoltà in questo. Anzi, ormai siamo, magari qualcuno se n'è anche andato, quindi lo posso dire. Io le prime cose che ho scritto erano fanfiction. Da ragazzina ho scritto fanfiction per tanti anni, quindi storie che appunto partivano da storie già create, da opere di altri, proprio perché amavo i personaggi, non li volevo mollare, non c'era niente da fare, quindi scrivevo altre storie su di loro. E in realtà secondo me è molto utile, però in quel caso erano appunto i personaggi un po' trasformati da me. Se prendi ispirazione, a maggior ragione, il punto è che non diventi
evidente, cioè che non prendi quel personaggio e lo copi e incolli cambiando due cose, lo devi far tuo, ci devi mettere tanto altro, però di base prendere anche un personaggio che ti appassiona, che ti piace, però dire ok, ora però cosa mi piace di te? Bene, questo lo tengo, questo invece ci appiccico un'altra roba che non c'entra niente. Se tu fai questo lavoro qui, e il personaggio poi alla fine risulta qualcosa di completamente nuovo, anche se tu ti sei ispirato a un personaggio celebre. Ok, forse abbiamo finito. Bene? Saluto tutti allora. Ciao, spero di non avervi storditi troppo e che, insomma, vi sia stato utile in qualche modo. Ciao ciao!